Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati a una nuova Balive by Yachting. Io sono Alessandro Valentino, sarò il moderatore di questa nuova video diretta. Saremo fra pochi istanti a bordo di questo bellissimo Jeannot NC37 del 2022. Barca pari al nuovo, davvero lo vedremo fra pochi istanti. Ci stiamo per collegare in Liguria con il nostro Evandro, che vedo già scalpitante collegato. Una breve introduzione: Welcome everyone to this Abalive. We will be on board on the Jeannot NC37 year 2022. It's a second-hand boat, but really like a new boat. We'll be on board in the next few minutes with Evandro. It will be possible during the live streaming also make some question using the chat here below. So don't hesitate to make all the question you have. Come appena anticipato in inglese, è possibile interagire durante la diretta, quindi potrete fare tutte le domande che vorrete. Si collegherà anche il proprietario, l'armatore, diciamo, alla fine della nostra diretta e potrete quindi fare tutte le domande sia durante la diretta che poi a lui direttamente. Facciamo entrare Evandro, che vedo che è già bello pronto a bordo. Benissimo, vediamo il nostro Evo che le sa tutte, che si sta per collegare direttamente dalla banchina. Io lo vedo già, fra poco comparirà per tutti. Eccoci qua. Buongiorno, Pronto, mi ciao senti? Aspetta, Evo. Ale, che ho dei problemi con l'audio. Mi Io ti vedo e ti sento molto bene. senti? Benissimo. Tu mi senti? Forse Un abbiamo. secondo Ah, solo è che il bello della diretta, beh, bisogna. passiamo. Eccoci qua. Ah, adesso ti sentiamo ancora meglio. Ciao Ok, Evo, come perfetto. stai? Molto bene, siamo qua nel Marina di Genova Aeroporto, oggi finalmente estate, caldo, bella giornata. È arrivata? È arrivata È ufficialmente. arrivata. Bene, bene. L'abbiamo invocata ed è arrivata. Esatto, l'abbiamo aspettata da qualche giorno e finalmente è arrivata. Evo, ci porti a vedere una barca bellissima, io te lo sappiamo, ma adesso la faremo vedere a tutti. È veramente un'imbarcazione, beh, 2022, quindi dire pari al nuovo è poco, nel senso adesso lo vedremo. Ma poi soprattutto è stata anche utilizzata poco. Aspetta un attimo, dovremmo esserci. Non Perfetto, riesco a esatto, ti farla chiedo di girare notare. Sì, la arrivo. camera, così andiamo a vedere direttamente la barca. Eccoci qua. Perfetto, Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Allora. Evo, io a questo punto aspetta, ti metto direttamente grande per tutti, così sei libero di far vedere questo bellissimo Sto facendo NC37 del una 2022. piccola. Allora, è una barca assolutamente studiata per la crociera confortevole, quindi ha tutti i gadget che ci servono per fare un'ottima navigazione, una crociera. Ma la cosa sorprendente veramente di questa barca sono gli spazi. Lo studio degli spazi interni e della vivibilità ha dato veramente dei risultati che sembrano notevoli. Faccio solo un piccolo balzo, abbiate pazienza, salto a bordo. Vai, Allora, salta letteralmente a bordo. sì. Allora, abbiamo una spiaggetta di grandi proporzioni, però adesso vi farò vedere, può essere ampliata facendo scorrere questo sedile, che è il sedile di poppa, verso l'interno. Vedete che ci sono delle guide a poppa e quindi il sedile viene spostato nella parte più interna e la spiaggetta viene aumentata, oppure viceversa. Si amplia il pozzetto per diventare un tavolo da 6-8 persone confortevole. Quindi abbiamo una ottima gestione degli spazi per il pozzetto esterno, nonostante ci ricordiamo che qua siamo una barca intorno ai 10 metri, 11 metri, quindi insomma gli spazi sono veramente notevoli. Esatto, in Inizierei realtà con la una lunghezza è cannella. di 9,86 m, così rispondiamo già alla prima domanda. Siamo quindi lì sotto, in Sì, ovviamente realtà al galleggiamento si può da documenti. far diventare tranquillamente la barca un natante. Però Esatto. abbiamo spiaggette e comunque comfort di Di una spazi barca digestivi sicuramente di più dimensioni grande. superiori, esatto. Altra cosa che colpisce subito è la grandezza del passaggio a prua. Il camminamento è veramente ampio, sono asimmetrici, quindi abbiamo questo destro che stiamo usando adesso un pochettino più grande
per arrivare a Pop, e l'altro un pochettino più piccolo, però veramente è di ottime dimensioni, di grandi dimensioni. No, ho visto, sì, il passaggio è grande, confortevole, sembra veramente di essere su una barca un po' più grande. Bellissima anche la zona apprendistale di prua, super cuscineria, vabbè, tutto, è inutile dire che è tutto nuovo, perché la barca è veramente nuova. Ricordo che ha 35 ore motore, tante volte quando noi trasferiamo le barche, le mettiamo in acqua in Francia e le portiamo qua, riusciamo ad avere anche più ore. Esatto, quindi esatto. La barca ha fatto veramente una mini crociera ed è pronta poi per la crociera. Scopriremo col proprietario un po' tutto, e ci sarà modo, perché ovviamente è già arrivata la domanda, la fatidica domanda: come mai già inventi una barca del 2022? Faremo rispondere direttamente al proprietario, che si collegherà durante la nostra diretta, nella seconda parte, diciamo, dopo la visita a bordo. Teniamo un po' di suspense. Teniamo un po' di suspense e anticipiamo anche, diciamolo, che ci sarà uno special guest. Sì, sarà un po'... Facciamo la carambata oggi. Volevo far vedere i segnapassi. Sì. Come vi dicevo, vitta centrobarca e apertura laterale, dopo ve la faccio vedere più da vicino, per poter scendere a terra quando si fa carburante, quando ci si vuole avvicinare. Schienali reclinabili. Qua sotto ovviamente abbiamo lo spazio degli oblò. Okay. Quindi possiamo anche mantenere la cucineria per due persone ed avere la zona oblò aperta. Adesso cammino sul camminamento che vi dicevo più piccolo, ma come vedete mi muovo abbastanza agevolmente. In ogni caso, qui abbiamo tutto il meccanismo dell'apertura del tetto apribile. Tutto perfetto, inox, hai risposto ovviamente. Tu così a questa signora che ci aveva chiesto appunto se il... Sapete che le chicche elettroniche ci piacciono. Ci piacciono e ce le teniamo per il momento giusto. Ok, poi. Qua abbiamo quello che vi dicevo, lo sportellino laterale per l'uscita, se necessario. Esatto, esatto. Altra cosa, mi sono dimenticato, che è importante, ma la vedremo anche da dentro. Sul walk around, sull'esterno, la possibilità di aprire una porta, e quindi molto comoda per poter fare le manovre. Sì, quella devo dire, è una chicca da barca più grande, anche questa è veramente una piccola chicca che troviamo spesso, magari dai 50 piedi in su, siamo invece su un 37 piedi con la porta laterale per l'uscita, diciamo, di chi sta facendo la manovra, insomma, per semplificare un pochettino le operazioni certo. di manovra. Allora, poi abbiamo un mobilettino anche in pozzetto, con mobile bar in pozzetto. Stavo solo cercando lo sblocco, ok, scusate, con una mano sola è un po' difficile, ecco qua. Ma Evo può tutto, oltre a saperle tutte può anche tutto. Quindi abbiamo, se torno un attimo indietro sulla spiaggetta perché magari apro il campo, guardate com'è vivibile interno e esterno tutto in uno stesso ambiente. È un ambiente unico, davvero. Se poi pensiamo di aprire il tetto, abbiamo circolazione d'aria e quindi la barca diventa veramente godibile. Interni chiari, molto luminosi, ovviamente tutto vetro, dappertutto, quindi veramente molto molto bella. Moltissima luce. Il colpo d'occhio, la vista anche in radar. Abbiamo aperture laterali da entrambi i lati. Per massimo ricircolo d'aria, ricordiamo quello che vi dicevo, che è la porta che serve. Fantastico. Io sono qui ai comandi, faccio tutte le mie manovre con il joystick. e l'abbiamo detto, così? e l'abbiamo detto, anche questa. Vabbè, motorizzata dei 3000 Mercruiser da 270 cavalli. E vi già detto, allora, sono con 35 ore di moto, lo ripetiamo, però perché mi sembra un dato veramente stratosferico. Questo aggeggino qua, lo Zip Wake, è una cosa che non tanti hanno ancora utilizzato e non tanti conoscono, ma è un autoregolatore dell'assetto della barca, sia per il rallio che per il beccheggio, sia per l'imbardata anche in virata. Ha una gestione elettronica con 6 assi, e questo ci fa mantenere l'assetto ottimale della barca e quindi risparmiare anche del carburante, perché la barca in assetto vuol dire consumare meno.
Evo le sa tutte. Allora, vabbè, qui abbiamo Dai, elettronica di interessante, è prima sicuramente interessante. Io generazione. scherzo, ma è un altro optional che si trova di solito nelle barche un pochettino più grandi. Qua siamo su una barca veramente di ultima generazione, per cui ci sono tutti i comfort, compreso appunto joystick, abbiamo l'elica di prua. Abbiamo Regolatore ovviamente d'assetto con gli zip, insomma, veramente barca computer full flop. elettronico, fra altre cose. Ma no, aspetto di farvi parlare col proprietario per consumi e prestazioni. Dai, Vai, tanto lasciamo poi a lui. svelerà lui gli arcani. Comunque, ottima console di guida con manette elettroniche. La posizione è ottimale. Sedile regolabile con ribaltina. Poi per In venire al doppia. passeggero. Può essere anche trasformata in sedile questa parte della cuscineria, non so se riesco a farlo vedere, oppure Fantastico. tenuta com'è. Il tavolo ovviamente era doppiabile in entrambi i lati, in modo da avere una situazione di tavolo grande anche comoda all'interno, oltre che all'esterno. Vabbè, in questo momento c'è l'aria condizionata accesa, quindi la barca è molto fresca, quindi abbiamo detto che c'è l'aria condizionata con tre macchine, una per camera. C'è un generatore anche da 6 kW e mezzo Fisher Sì. Panda. Poi lucine di cortesia, abbiamo forno a gas, abbiamo gas anche per la cottura. Due frigoriferi, perché su questa barca come accessorio è stato messo un altro Il secondo frigo sono due frigorifero. frigo da 78 litri Sì. di Che capienza ciascuno. dopo vi farò vedere. Comunque i materiali tutti molto belli. Sotto i miei piedi c'è un enorme gavone. Aspettate, vediamo se riesco senza diventare matto ad aprirlo. Eccolo qua. Fantastico, questo tra l'altro è utilissimo, Adesso vi fa spiego però. permetterci. Vi spiego, perché vedendo la camera da sotto vi faccio vedere che cosa si sono studiati i progettisti. Mi sa che Questa che è la qua bisogna camera fare dei elettronica. complimenti a qualcuno, poi scopriremo tutti questi piccoli Questa è misteri che mettiamo. una cameretta con dimensioni ottime, però un pochino piccolina come ribassamento, ma quell'apertura permette di utilizzarla come camera aperta. Oppure come deposito stiva, quindi ha una doppia funzione, è pronta per entrambe le cose. Fantastico. Questa è una super trovata, devo dire, veramente un'altra piccola genialata. Abbiamo visto tre o quattro chicche proprio carine, sfiziose. La ribaltina a fianco alla seduta di guida per l'accompagnamento, questo. Sì, il fatto di avere comunque l'apertura laterale già su questa barca qua, e qua troviamo invece Il vano organizzato con un frigorifero, il è secondo frigo. molto razionale i nuovi comandi dell'imbarcazione con aria condizionata e poi tutta la gestione di batterie, tutto Perfetto. quello che ci serve sulla barca. Gestione dell'inverter, aria condizionata e via. Poi passiamo alla camera doppia. In piano che può essere trasformata in matrimoniale, sempre di ottime dimensioni. Ah, cosa che non mi sono dimenticato di aprire le tende, ma la barca qua ha tutto completamente aperto, quindi un finestrone sulla murata veramente comodo. È bello, è piacevole, veramente molto molto piacevole. Armadietto, sto perfettamente in piedi all'interno della barca, quindi ci sono gli spazi per muoversi. Ricordiamo che siamo, come dicevi te, una barca che può essere considerata anche natante. Sì. Oggi, ecco, ci chiedevano la bandiera, oggi la bandiera francese, la barca, però appunto, come dicevamo, può essere cancellata e rimanere natante, Non essendo lì possiamo sotto dei sapere 10 cosa metri. sono i commerciali, ma abbiamo anche il bagnoschiuma. Allora, Dobbiamo mettere lo dobbiamo oscurare il non so se nome. riescono a far capire, però c'è una parte di lavandino molto comoda. E poi una doccia separata di generose dimensioni, un box doccia Fantastico. veramente di generose dimensioni.
Perfetto, si vede tutto. Poi la configurazione, ricordiamolo, tre cabine e un bagno, di cui abbiamo detto una cabina invece ha questo doppio uso molto furbo di deposito cabina, visto che poi la terza cabina viene spesso e volentieri utilizzata come deposito, certo, farlo con l'accesso dall'alto? Ottima idea. E comunque, se avete visto, c'è il bagno separato, diciamo così, alla francese, e su una barca di questa misura non è poco. Assolutamente, no. Super lettone, quadrato, ottime dimensioni, cabina, come dicevo prima, come le altre, luminosa, l'utilizzo del bianco... Molto pulita, esatto, molto ordinato come contrasti colore, veramente molto di gusto. E voilà. Poi, ci siamo dimenticati di far vedere il... Allora, ovviamente... Scusate i movimenti, ma qui abbiamo il nostro tetto panoramico che d'inverno può essere usato per guardare fuori quando si imbarca, oppure aperto anche per l'aereazione quando si naviga. Accidenti, sì. O anche quando si è in radio e non si vuole tenere l'aria condizionata accesa, mi sembra un'ottima soluzione. Apre veramente tanto, non è proprio solo un portellino. Sì, no, esatto, si apre tutto, si apre completamente. Aspetta, sto cercando un'inquadratura per far capire. Devo dire che di luce non ne manca, non abbiamo questo rischio. È luminosissima, è veramente luminosissima la barca. Voglio dire, con le finestrature tutte attorno è anche facile per la manovra, è facile gestirla, vedere. Dalla posizione di guida mi sembra che ci sia veramente un controllo completo della barca. C'è qualche cosa che non mi sono dimenticato? No, guarda, un po' di domande. Allora, ci chiedono serbatoi carburante di 650 litri, serbatoio acqua di 300 litri, le velocità e consumi non diciamo ancora nulla, facciamo parlare poi il proprietario, come aveva detto, che si sta... non è che si sta collegando in realtà, parteciperà proprio di persona. Oggi facciamo carrambate su carrambate. Oggi abbiamo fatto una cosa un po' diversa, e per cui guarda, ti direi mettetevi dove siete comodi. Io a questo punto anche mi possiamo invitarla a bordo della sua barca. Allora, eccoci qua. Allora. Buongiorno. Aspetta, buongiorno Camillo. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno Camillo, come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Sono in barca, quindi tutto bene. Alla grande. Esatto, vuol dire che siamo a quasi il weekend. Esatto. Poi non c'è cosa più rilassante della barca, quindi ogni volta che posso vengo. Sono d'accordo con te. Vabbè Camillo, oltre ora possiamo andare a raccontare tutto, cioè, ci siamo di persona, per cui possiamo raccontare anche la nostra grande sorpresa, grazie di essere qua con noi. Camillo Garroni, oltre ad essere proprietario di questa bellissima imbarcazione, di questo bellissimo Jeannot NC37, ovviamente lo conoscerete tutti, è anche il designer non solo di questa barca ma di tante altre barche, quindi complimenti intanto per il lavoro eccezionale. Mi fa piacere intanto averti qua con noi, super ospite di Abayotting, quindi davvero grazie intanto per la fiducia che ci hai accordato, ma davvero anche grazie per la tua presenza. E qua non è la prima volta che vi accordo fiducia. E non è la prima volta, esatto, qua parte lo spot, faccio andare avanti te. Allora. Mi piace lavorare con le persone che lavorano bene, quindi... Ti ringraziamo davvero per la fiducia e per le belle parole. E a noi lo stesso, tra l'altro. Ci piace lavorare con le persone, gli armatori per bene, e quindi davvero ci fa non piacere, ma di più, di poter lavorare e di poter vendere la tua imbarcazione.
Camillo, beh, io colgo l'occasione di girarti qualche domanda. Intanto complimenti perché ci sono delle bellissime soluzioni, delle bellissime chicche che avete riportato su una barca che potrebbe essere un natante, soluzione Sì, sicuramente di sicuramente in barche. Italia è omologabile natante questo. Esatto, soprattutto qua in Italia, esatto, abbiamo questo bellissimo plus, questa forte plus del natante, è una barca molto interessante con dei bellissimi spunti, ha tre cabine vere, tre cabine in Tre piano cabine vere, vere, sì. esatto, e soprattutto in piano senza livelli sfalsati, cosa che solitamente su questa dimensione è veramente irraggiungibile. Una bella Certo. soluzione con un bagno grande, una dinette enorme con davvero questa comunicazione interno-esterno piacevolissima. Ma lascio parlare a te che sicuramente sai raccontare meglio quelli che sono i pregi di questa barca da sotto il punto di vista soprattutto progettuale, di design e di approccio soprattutto sotto questo punto di vista. Sì, allora, questa barca qua è stata una barca che ho disegnato qualche anno fa, è, se vogliamo, la figlia dell'NC11, che è stata un'altra barca che ha riscosso un enorme successo, che però era solo a due cabine, e ho avuto anche un NC11, sono stato fortunato proprietario e armatore di un NC11. È stata studiata in modo da poter rendere veramente piacevole la vita a bordo, soprattutto per le famiglie che magari hanno dei figli o magari dei figli grandi con gli amichetti o le amichette. Quindi sono state fatte queste tre cabine apposta per quello, per poter generare una sorta di convivialità a bordo anche in più persone. Difatti, tutto lo spazio di comunicazione tra cockpit e il soggiorno è fatto apposta per non lasciare nessuno da parte, quindi tutti fanno parte della vita in uno stesso ambiente, che è la cosa più bella quando si fanno le vacanze in barca. È vero, Cioè, questa soprattutto in soluzione famiglia, del. quando si è nel nucleo familiare, è bello poter intanto avere il controllo e non è anche solo magari con bambini piccoli, avere la possibilità di tenere tutto sotto controllo è importante anche per i genitori, ma soprattutto avere una zona conviviale, che siano amici, che siano bambini o insomma del nucleo familiare, però rimane tutti insieme, quindi una convivialità Esatto, e pazzesca. anche per i bambini è stata studiata apposta, infatti come vi ho mostrato prima, i passavanti che sono estremamente, sono larghi Larghi, sono soprattutto per sicuri, sono i bambini, alti. soprattutto è sicuro, esatto, infatti, che è una cosa molto importante, anche qua il cockpit non ha come tante altre barche dei cancelletti bassi, cioè è tutto molto protetto e sicuro. Dal punto di vista veramente della gestione anche dei bambini o anche dei cani, che vedo che oggi come oggi tante persone portano anche il cane in barca, Ah, fa quindi parte la ormai barca della famiglia, quindi parte della ne famiglia, vediamo tantissimi nostri armatori che hanno i cani o comunque che hanno questa necessità. esatto. Poi facendo parte della famiglia, ho il cane, mi chiamano Ansioman perché ho sempre paura che cada, anche se è un Labrador, e quindi il Labrador, più marino di un Labrador esiste poco. Esatto, non avrebbe alcuna paura lui. Io ho sempre paura che mi cada in mare, quindi questa qua è la barca ideale per chi ha famiglia e per chi ha cani. Chiaramente è stata pensata anche per poter essere gestita e manovrata anche da una persona sola. Io spesso e volentieri mi muovo anche da sola, al joystick, con questa invenzione del joystick che diventa veramente un giocattolo da manovrare, anche per i meno esperti, sicuramente, perché il joystick è stata un'invenzione incredibile È stato un e cambio ho proprio epocale, questo ha avvicinato dato un cambio sicuramente alla epocale. nautica, anche perché un po' quello che spaventa sempre, soprattutto chi si approccia a imbarcazioni magari un po' più importanti rispetto a barche più piccoline, è proprio la manovra in porto, cioè diciamocelo, la manovra in porto è una cosa Assolutamente. che spaventa. E Il invece col momento più joystick stressante della vita di un è armatore è quello. la manovra in porto. L'entrata in Esatto. porto, non tanto l'uscita, ma effettivamente l'entrata è la cosa più stressante, dove hai gli occhi addosso di tutti, hai le persone a bordo, chi sta in banchina, hai la preoccupazione di fare il danno o di farti la cattiva figura, invece devo dire che quello è davvero stato un cambio di rotta.
Esatto, e tra l'altro io su questa barca qua ho fatto installare anche il bow thruster, l'elica di prua, che dà un aiuto ulteriore alle manovre in porto, ecco, come cosa, perché comunque è sempre meglio essere sicuri che non sicuri. Assolutamente, poi diventa ancora più efficace sicuramente il sistema del joystick, ovviamente con l'elica di prua, quindi va ad avere un'efficacia pazzesca. Poi facendo le vacanze in barca io ho fatto installare anche chiaramente un generatore da 6 kW e mezzo, l'aria condizionata 32.000 BTU, quindi che tiene la barca sempre bella fresca, perché in questi periodi è molto importante. Abbiamo delle estati che ormai sono sahariane, dove non si respira. Io ricordo che nelle prime barche che avevo non avevo l'aria condizionata, ma bastava aprire un oblò, un tambuccio, che si respirava. Adesso non si respira più in barca, quindi è importante avere l'aria condizionata, come è importante avere frighi o il doppio frigo. Su questa barca qua sono due frighi da 78 litri, perché uno lo uso per le cose da mangiare, l'altro lo uso per le cose da bere, quindi acqua, vino, eccetera. Quindi il doppio frigo è una cosa sicuramente importante. Ma la cosa bella della vita a bordo di questa barca è che anche chi sta qua in cucina, rispetto alle persone che sono qua nel cockpit, si condividono degli spazi e dei bei momenti insieme, non si è nascosti da un'altra parte a cucinare con gli altri che sono sopra a divertirsi. Questa è stata concepita proprio per essere una sorta di villettina galleggiante sul mare, apposta proprio per essere bella, conviviale, divertente, facile da usare, facile e anche economica da usare, perché comunque i consumi sono abbastanza ridotti, chiaramente. Per ecco, parte, di consumi, visto che c'era stata la domanda specifica, ci vuoi raccontare qualcosa sia come velocità massime ci chiedevano, che come velocità di crociera, assetto di crociera e quindi quelli che sono i consumi un po' nel caso, allora, soprattutto della crociera? Velocità massima con la carena pulita ho fatto 30 nodi e 4, mi sembra, poi dipende chiaramente anche dalle condizioni del mare, certo, del vento, eccetera. Normalmente io di crociera navigo tra i 21 e 22 nodi massimo, perché alla fine sono uno dei più veloci in generale, sì, sì. Come cosa, e il consumo orario su tra i 20 e 22 nodi, diciamo che ci aggiriamo tra i 35 e 40, 40 litri ora per motore come consumi. Che considerata la velocità e considerata la massa della barca, veramente molto poco, non è tanto. No, un 70 poi litri ora a 21 nodi, signore, navigare a 21-22 nodi vuol dire navigare a una velocità bella sostenuta. Esatto, poi sicuramente le condizioni del mare, del vento, perché avere vento in prua chiaramente frena la barca, quindi magari consuma un po' di più, oppure le correnti qua intorno a Genova, ci sono tante correnti che viaggiano anche a due nodi e mezzo, tre, e magari a seconda del periodo e del posto in cui si naviga può rallentare, far consumare qualcosa in più. Vabbè, parliamo di qualche litro in più ora, però diciamo che ci attestiamo su quei consumi lì. Io poi in barca tengo un diario di bordo dove ogni volta che faccio il pieno segno quante miglia ho fatto, a che velocità media, a quanti giri di motore, per avere l'indicazione esatta del consumo e dell'autonomia della barca, che quindi ce l'ho qua in barca, perché io non mi fido mai degli indicatori del carburante, perché oggi, e questo suggerisco a tutti di farlo, avendo le barche in serbatoi che non sono dei cubi ma seguono la forma di carena, molto spesso quando il serbatoio segna a metà livello, nella realtà c'è nemmeno di un quarto, c'è quasi un terzo la V della carena, e quindi può trovare un inganno. Quindi è una cosa molto semplice, basta mettersi lì ogni volta che si fa il pieno la barca, uno guarda quanti litri ho fatto e quanta distanza ho fatto in quanto tempo, e te lo lì che ci si ricrea il consumo esatto della barca senza dover correre il rischio di rimanere
di rimanere a nuoto, non a piedi. A nuoto, esatto. Beh, questo mi sembra un ottimo consiglio che facciamo veramente a tutti, prezioso. E, prezioso veramente... questo qua, perché veramente può salvare in determinate occasioni, mi sono trovato molto spesso. Soprattutto chi si avvicina oggi alla nautica, nel senso che abbiamo visto, esatto, soprattutto negli ultimi anni, tanti nuovi armatori, vuol dire una passione che sta crescendo sicuramente nell'ambiente italiano, nella nautica italiana, però è sicuramente questi piccoli trucchetti, questi piccoli suggerimenti, sono molto importanti, perché almeno sia sotto controllo veramente l'autonomia della barca. Se uno vuole andare da A a B e il B è piuttosto distante, basta guardare esattamente su carta quanto la barca consuma e sa se ci può arrivare o no senza correre il rischio di arrivare impiccato, oppure magari trova mare grosso, la barca consuma di più, non arrivare proprio. Questa è una cosa importante, io personalmente... Ascoltatelo, tengo... quindi, detto da uno tra l'altro dei massimi esperti italiani, diciamolo Camillo, cioè, sì, è una firma importantissima nella nautica italiana, per cui sentire dei suggerimenti del genere, di questo livello, da te sicuramente, ecco, prendiamo spunto. Sì, sì, ma sono delle piccole cose, anche un po' stupidine da un certo punto di vista, che però... possono aiutare. Io normalmente disegno le barche, perché disegno per Jeannot, disegno tutti i Prestige, lavoro per il gruppo Beneteau, quindi disegno anche Wellcraft, Four Winds, anche barche americane. Cambio barca spesso perché io ho proprio necessità di vivere la barca e di capire come si vive la barca, per poter migliorare comunque sempre nei progetti successivi che sto facendo. Ed è una cosa importante, perché chi la vive solo in modo teorico ha determinate idee, chi la vive in modo pratico vede quali sono le stupidaggini che quotidianamente fanno i progettisti che non navigano. E questo è un applauso, veramente ci sarebbe un applauso, avessimo il finto applauso ci sarebbe in questo momento, perché è veramente una cosa importantissima. Guarda, io ho studiato ingegneria nautica e la prima cosa che ci hanno detto è navigate, perché solo navigando si riescono a capire le cose che veramente sono importanti in barca, e chi non naviga non può pensare di fare progettista, esatto, perché non sa quali sono i problemi, le problematiche a bordo, quello che è realmente necessario. Quindi questo è veramente un plauso importantissimo, ed è anche il motivo, quindi diamo la risposta a chi ci chiedeva come mai dopo un solo anno c'è il cambio barca, è proprio questo, è ovviamente un armatore speciale, il designer di questa barca, che ha utilizzato la barca anche come prova, come miglioramento all'attitudine del progettuale per sviluppare poi tutti i progetti futuri. L'altra ragione per cui ha cambio è che l'allargamento della famiglia, e quindi... c'è la doppia scusa. Diciamo doppia scusa. No, però ti ringrazio davvero. Mi stanno ringraziando tutti, chi è collegato, vedo dei pollici in su, degli applausi. Non mi vedo perché vedo il retro di una telecamera, immagino. Davanti della telecamera, quindi ringrazio tutti. Ci metto la faccia perché sono convinto del lavoro che ho fatto su questa barca e del comfort che c'è a bordo. Sono convinto che è un'ottima imbarcazione e che può rendere felici un sacco di persone, secondo me, soprattutto le famiglie, chi vuole navigare in coppia. Io tanto tempo con l'altro, con l'NC11 che ho avuto, ho fatto dei viaggi solo io e mia moglie. Signore, è una cosa fantastica, è una cosa bella. Fantastica. Che bello. Quindi ecco, come consiglio mi sento di comprendere e di trasmettere un po' proprio una semplicità di conduzione, una facilità, un comfort di navigazione su questa tipologia di barca, su questa barca. Quindi se ti dovessero chiedere qual è veramente il maggior pregio di questo tuo Jeannot NC37, tuo sotto un po' tanti punti di vista.
Ma posso dire che questa barca ha tanti pregi, cioè quella che io definisco anche per prestigio, che fa lo disegno in tutte le barche, la visione a 360 gradi, ovvero da ogni punto della barca uno può tenere sotto controllo tutto quello che succede intorno, che è una cosa non da poco, perché è una cosa rara. In mare bisogna stare attenti, bisogna tenere sott'occhio le cose. L'altra cosa è la convivialità che si ha a bordo. Adesso qua siamo nel cockpit, è tutto aperto fino al volante, se ci giriamo con la telecamera. Faccio solo una carrellata. Vai, grazie mille. Unico. Lì a destra c'è la cucina, quindi è proprio una barca da vivere insieme, in compagnia. L'anno scorso la crociera l'ho fatta, eravamo in 6 persone e ci si sta in 6 intorno a un tavolo, cosa che non è una cosa del tutto normale su una barca di queste dimensioni. Ho ampliato con questa sorta di la protezione dal sole, e ho messo questa sorta di zanzariera qua dietro per ridurre ancora di più il sole, perché quando si pranza non è bello stare, perlomeno per me, stare sotto il sole cocente, quindi ho messo questa specie di tela ombreggiante apposta per essere che più confortevole. Salva anche un po' la privacy, soprattutto quando si è magari in banchina. Ti dà... la privacy, esatto. Poi l'altra cosa importante sono tutti gli stivaggi a bordo. C'è un grandissimo spazio di stivaggio qua sotto la panchetta, accessibile sia da davanti che da dietro. Io con Option ho fatto aggiungere il mobile bar qua in ingresso, dove si possono mettere tutte le cose di uso quotidiano. Ho fatto mettere i mobiletti alti in cucina, anche nella cabina di cura ci sono tutti i mobiletti alti. Quindi anche chi viaggia con tanti bagagli, tipo mia moglie, sappiamo che in generale tipo le mogli ma non solo devo dire che poi si tende a esagerare, a portare sempre a bordo un po' tutto e di più. Io sono un mezzo cinghiale, quindi io quando sono in barca voglio stare rilassato, sereno, in costume e ciabatte e maglietta, esatto. Fantastico. Bene, che dire, Camillo Garroni, grazie per la tua presenza qua oggi, grazie per la tua testimonianza e per averci messo la faccia con un tuo... Mi ritracciate sempre, al Salone di Cannes, al Salone di Genova, bene o male ci sono. Mi sa che in tutti i saloni ci si trova. Se vuoi arrivare con un bastone io scappo. No, ma non credo che sarà questo il caso, assolutamente. Grazie davvero per oggi, grazie per la tua presenza qua oggi insieme a noi durante questa presentazione. Speriamo di sentirci presto, prima dei saloni di Cannes e Genova, che sono fra qualche tempo, e speriamo di sentirci con qualche buona e novità. Perfetto. Ti ringraziamo tutti, vedo veramente tanti tanti grazie, tanti complimenti che leggo qua nella chat qua a fianco, quindi davvero grazie per la tua presenza qua oggi. Mancherebbe, è stato un piacere. Grazie. Saluti. Saluti, grazie mille. Evandro, io saluto a questo punto anche te, direi che non abbiamo nient'altro da dire, diciamo la barca è molto molto bella. Più completa e dettagliata non poteva essere fatta questa volta. Io direi che con il designer di questa barca, non un designer a caso, con il designer di questa barca a bordo, oltre a essere veramente una persona squisita come avete visto, ma competente a livelli stratosferici, è uno dei designer italiani più riconosciuti al mondo e non per niente lavora per Jeannot, quindi uno dei gruppi più grandi, Jeannot Benetton, insomma tutto il gruppo francese, oltre che veramente tante altre collaborazioni fatte nella sua vita. Davvero grazie mille per la sua presenza oggi, è stata una super super presentazione, Evo. Siamo stati fortunati, più che fortunati. Assolutamente. Qualche cliente buono ce lo meritiamo. Sì, no, quello assolutamente, ce li scegliamo belli. Un saluto a tutti e
Evandro sarà la persona, spendo due parole anche per te, Evandro sarà la persona che accompagnerà a bordo un grandissimo professionista, come avete visto, Evo le sa tutte, l'abbiamo soprannominato così perché davvero è una persona squisita, oltre che veramente molto molto competente, fa base a Loano, sul nostro ufficio di Loano, e questa imbarcazione appunto si trova a Genova, ci sarà la possibilità per Evo di accompagnare tutti coloro fossero interessati a vedere questa bellissima bellissima barca. Evandro, io direi diamo l'appuntamento a chi fosse interessato a bordo direttamente e ci salutiamo, andiamo avanti con la prossima premiere perché ne abbiamo due oggi. Un saluto a tutti e spero di vedervi qua presto per visitare la barca. Evandro, grazie per la tua super presentazione e alla prossima. Alla prossima, ciao. Ciao. Allora, direi che andiamo in chiusura. Eccoci qua, torniamo quindi direttamente dalla sede a Bayotting. Avete visto questo bellissimo NC37, abbiamo avuto la fortuna di chiacchierare con il non solo con il proprietario ma con il designer di questa barca, veramente una bellissima video presentazione, video premiere. Sono molto contento di essere stato qui con Evandro a far vedere questa bella barca. Una piccola carrellata, barca 2022, come abbiamo visto, full optional, c'è tutto. Aria condizionata, generatore, elica di prua, joystick di manovra, il tettuccio panoramico apribile elettricamente, cancelletto laterale, abbiamo ovviamente tutta l'elettronica completa. Cosa abbiamo visto? Doppio frigo, la porta che si apre completamente, porta d'ingresso per rendere conviviale questa bellissima zona di net e cockpit e pozzetto, barca pronta davvero per navigare, una barca 2022, quindi ancora tra virgolette in garanzia, anzi togliamo le virgolette, ancora in garanzia, è veramente una soluzione eccezionale se si vuole trovare un'alternativa al nuovo. Io vi ringrazio davvero per la vostra presentazione, la vostra partecipazione quest'oggi numerosa, per tutte le domande che sono venute fuori, alcuni spunti veramente interessanti. Vi do appuntamento fra una mezz'oretta, fra 20 minuti circa in realtà, con la prossima video premiere. Andremo a bordo di un Bavaria R40 Fly. Se ci fossero delle domande, potete fare tutte le domande che volete o organizzare la richiesta di organizzazione visita tramite i nostri contatti che trovate sul nostro sito abayotin.com oppure scrivendo la mail info@abayotin.com. Vi ringrazio ancora per la partecipazione, alla prossima!